Ci sarebbe un atto di sabotaggio dietro alle esplosioni e all'incendio in un deposito di munizioni russo nel villaggio di Maiskaye, in Crimea. A dirlo, senza indicare i nomi dei responsabili, è il Ministero della Difesa russo. Le esplosioni hanno causato 2 feriti e l'evacuazione di migliaia di persone in un'area di 5 chilometri. Più di 3.000 persone sono già state evacuate dai villaggi di Maiskaye e Azovskaye. Ci sono case bruciate e altre danneggiate. L'accesso alla zona è stato interdetto, ha detto Sergei Aksionov, governatore della Crimea nominato da Mosca. L'Ucraina non ha rivendicato ufficialmente la responsabilità dell'esplosione, ma poco dopo l'incidente, il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha scritto su Telegram che l'operazione di demilitarizzazione da parte delle forze armate continuerà fino alla completa liberazione dei territori ucraini occupati. Kiev ha recentemente sferrato una serie di attacchi contro vari siti della regione.